E benvenuti in un nuovo video recensione. Questa volta però recensiremo i prodottini bulk. Per questo primo episodio proveremo i due cookies, proveremo proprio i cookies in generale perché mi trovo, proviamo anche questo qua piccolino, ma andiamo per ordine. Io direi proprio di provare prima questo qui che sono soletto. Allora, bulk macro mancio, quindi diciamo la stessa linea delle barrette proteiche, cookies and cream protein biscotto. Ora il biscotto è da 26 grammi, vi dico prima il valore e poi ve lo faccio vedere nel dettaglio. Calorie 140, grassi 8,3 grammi, carboidrati 11 grammi, proteine, zuccheri 4,2 e proteine 5,2 grammi. Diamo un morsetto. È molto pesante, però devo dire, ops, per essere un biscotto proteico è veramente molto buono. La prima cosa che mi è venuta in mente, tipo di spezzettarlo tutto e metterlo tipo in uno yogurt, anche amaro, uno yogurt greco, con una goccia di dolcificante, pure alla vaniglia, secondo me questo è una bomba. È veramente molto buono, è molto corposo, infatti si sente tantissimo il gusto cookies and cream si sente. Devo dire la verità che non me lo aspettavo, ma è veramente molto buono. Questo secondo me usato con questa combo che vi ho detto è spettacolare. Quindi non mi voglio soffermare anche perché abbiamo anche gli altri due da provare e quindi adesso bevo e proviamo gli altri due. Interrotta dal corriere, ma andiamo avanti. Voglio provare questo qui. Al tatto lo vedo molto molto morbido, quindi ovviamente poi dopo vi faccio vedere tutto. Protein cookie gusto arancia e cioccolato. Allora, ha 28 grammi di proteine, ma andiamo a leggere. Il biscotto è da 75 grammi e infatti per 75 grammi ha 291 calorie, grassi 9 grammi, di cui carboidrati 23,9 grammi, zucchero 4,1 grammo, fibre 2,6 e proteine 28 grammi. Andiamola a vedere nel dettaglio. Anche un pezzettino a terra, quindi le formiche ringraziano. Allora, l'odore è buonissimo, veramente buono buono buono. Si sente, avete presente tipo quando aprite la festa e si sente quell'odore buonissimo di arancia? Ecco, assaggiamo. Oh, per essere un biscotto proteico è veramente buono. Si sente che è un biscotto proteico. L'arancia si sente forse leggermente chimica. Però è mangiabile. Ci sono proprio i pezzi di gocce di cioccolato. No, è buono. Forse tutto, non lo riuscirei mai a mangiare. Mai. Però alla fine non è male. Mi aspettavo molto peggio, sono sincera. Forse è un pochino troppo spesso, quindi dopo un po' diventa stucchevole. Però dai, non è male. Andiamo a provare cioccolato berry. Cioccolato bianco e roseberry. Cioccolato berry, sì. Alla fine i valori siamo lì, quindi non starò qui a ripeterveli. È sempre da 75 grammi, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Beh, sicuramente adesso sarò fuori fuoco, però io voglio prendere un pezzo. Allora, l'estetica è veramente molto bella. Assaggiamo. Tanta roba. Questo è buono. Questo è ancora più buono dell'altro. Sì, io mi sto scartando, cioè io sto trovando i pezzettini che ci sono pure veramente. Senti, ma solo cioccolato bianco.
Questo è buono proprio. Sono molto stucchevoli. Questi li potete secondo me anche spezzettare nello yogurt, secondo me viene veramente una buona combo. Però anche di questo io non riuscirei mai a finirmelo tutto, perché quando i gusti sono troppo stucchevoli, sono troppo dolci, io me ne mangio un po', poi l'altra metà me la mangio il giorno dopo. Non riesco mai a finire tipo un cookies intero, ma questo mi capita anche con le barrette. Infatti, a volte apprezzo tanto quando le barrette già sono divise in due, perché così è comodissimo. Comunque, la classifica ve la faccio ovviamente tutte e tre, perché alla fine sono tutte e tre dei cookie, quindi dei biscotti. Al primo posto vado ad inserire white chocolate e roseberry. Secondo posto, questo piccoletto in casa bulk gusto cookies and cream. E ultimo posto, ma non perché non sia buono, ma proprio perché è troppo troppo forte, vado ad inserire cioccolato e arancia. Fatemi sapere ovviamente se anche voi li avete provati. Sono troppo curiosa, lasciatemi i commenti. Sapete che io non vi rispondo sempre subito subito subito, però io comunque li leggo, poi mi metto con calma e vi rispondo. Infatti a volte ho risposto ai commenti anche tipo alle 3 alle 4 di mattina. Quindi lo sapete, ormai chi mi conosce da tanti anni lo sa che sono così io, però vi leggo sempre perché le notifiche mi arrivano, ogni qualvolta mi arrivano, io vi leggo. Quindi mi raccomando, commentate, se vi va lasciate anche un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!